Minaccia la cassiera con la pistola, si fa consegnare l'incasso, rapina al supermercato Inst di Via Zurutti, arrestato l'autore, un croato, indagato il complice triestino. Tassista rapinato da un cliente triestino che gli ha puntato addosso un coltello mentre guidava, è successo ieri sera in Via dell'Istria. Sciroccata con raffica a 70 all'ora nel Golfo di Trieste, rischio libeccio in serata, per cui rimane alta l'allerta sulle coste della Venezia Giulia. Apre la nuova bretella, l'accesso al Porto Vivo è finalmente realtà con la nuova carreggiata, la pista ciclabile, il marciapiede e le nuove alberature. Sindaci dei grandi comuni eletti col 40% senza più ricorrere a ballottaggio terzo mandato, per quelli dei piccoli comuni la giunta approva, ora parola al Consiglio. Una sciagura abolire il numero chiuso alle facoltà di medicina, la dura presa di posizione del rettore dell'Università di Trieste di Lenarda nella puntata di Ring di questa sera. Addio a Irene Camber, la stella triestina della scherma mondiale, vinse Olimpiadi e Mondiali ma fu anche la prima donna italiana a laurearsi in chimica industriale. Buonasera e bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Tele 4. Si è fatto consegnare i soldi dopo aver puntato la pistola alla cassiera del supermercato mentre il complice faceva da palo, ma i due non hanno fatto molta strada, sono stati individuati poco dopo dagli agenti di polizia. La rapina si è consumata questa mattina nel rione di Ponziana. È entrato nel supermercato armato di pistola e a volto coperto, mentre il complice, anche lui camuffato, faceva da palo. Ha puntato l'arma a una dipendente e si è fatto consegnare tutto quello che c'era in cassa, 300 euro. Poi i due sono fuggiti. Il rapinatore armato, però, non ha fatto molta strada. È stato intercettato e arrestato dalla polizia. Il complice, invece, ha fatto in tempo a dileguarsi. L'uomo, però, è stato identificato e denunciato. Il grave fatto di cronaca è successo questa mattina alle 9 al supermercato Ins di Via Zurutti a Ponziana, una zona non nuova a episodi del genere. I due malintenzionati, un 34enne croato e un triestino di 47 anni, si stavano aggirando nel rione quando hanno deciso di provare l'assalto al supermercato. Pistola alla mano, il rapinatore croato è andato dritto verso la cassa, dove c'era una dipendente dell'esercizio che si apprestava a iniziare il turno. Il 34enne le ha puntato addosso la pistola e la donna, spaventata, non ha potuto fare altro che obbedire e consegnare al malintenzionato i circa 300 euro che c'erano in cassa in quel momento. Intanto il complice aspettava fuori dal supermercato per sincerarsi che la situazione nel rione rimanesse tranquilla. Dopo il colpo i due sono fuggiti per le vie limitrofe. Intanto però qualcuno aveva lanciato l'allarme e la polizia ha immediatamente avviato le indagini. Poco dopo l'episodio gli agenti sono riusciti a intercettare il rapinatore croato e arrestarlo. Dopo gli accertamenti è emerso che il 34enne si era già reso responsabile di fatti simili ed era da poco stato rilasciato dal carcere. Il complice della rapina, il triestino di 47 anni, è stato identificato e denunciato. Tassista rapinato invece ieri sera a San Giacomo, l'uomo è stato minacciato con un coltello al fianco da un cliente, ha consegnato un centinaio di euro in contanti. Le indagini sono affidate alla polizia che ha reperito le immagini di sorveglianza interne della vettura e quelle degli edifici di Via dell'Istria. Marco Stabile. Come arriva la dei Salesiani, quindi 150 metri dopo il parcheggio, gli tira fuori un coltello da, non so, 16, 17, 18 centimetri, quindi decisamente importante, e glielo mette sul fianco destro del tassista dicendogli: questa è una rapina a mano armata, non è uno scherzo. Parole testuali, parlava in dialetto, quindi era triestino, ahimè. È rimasto pietrificato dalla paura il tassista triestino, vittima dell'episodio andato in scena ieri sera, poco dopo le 23, in Via dell'Istria. Aveva raccolto il cliente 100 metri prima, nel parcheggio di Largo Pestalozzi, quando l'uomo, con il volto in larga parte coperto da una sciarpa e un cappello nero in testa, era salito a bordo, contrattando per una corsa. Quindi il 55enne ha avviato il motore, venendo fermato meno di un minuto dopo dal coltello puntato sul fianco. Aveva la cassa più l'incasso di giornata in quel momento, cioè non molti soldi, aveva iniziato da poco, e penso attorno ai 100 euro, 110 in totale, gli ha dato i soldi, al che il tipo ha detto: te l'altra pila? No, non ce l'ho, e si è
adeguato in verso via Battera, che è là vicino dove c'è il burlo, per intenderci. Ripresosi dallo shock, il tassista ha chiamato la polizia, che pur arrivando sul posto in breve con una volante non ha potuto rintracciare il rapinatore. Quindi la formalizzazione della denuncia al commissariato di San Sabba, dove il professionista ha anche consegnato le immagini della telecamera di sorveglianza interna della vettura, che verranno incrociate con quelle presenti in zona. La videocamera interna, che molti di noi hanno per fortuna, ha registrato il tutto, però essendo il tipo di nero e con un berretto e una sciarpa molto avvolgente, è difficile da capire, da definire. Si tratta dell'ennesimo episodio tra rapine, danneggiamenti, spaccate e furti ai tassisti triestini, che denunciano una situazione di sicurezza, specie notturna, in netto peggioramento negli ultimi anni a Trieste, specie per quanti fanno il turno di notte, a patto che, come spiega il componente del CDA di Radio Taxi, Ettore Cossutta, se ne trovino ancora di persone disposte a lavorare dopo il tramonto. Ultimamente le vetture disponibili dalle 20 alle 6 del mattino, orari in cui lavorano molto anche alberghi e la stazione, sono drasticamente calate proprio per episodi come questi. Qualche mese fa un personaggio sudamericano, centroamericano, Repubblica Dominicana, so che è montato sul cofano di una collega in Piazza Goldoni a mezzanotte a luna, ed era completamente ingestibile. La polizia ci ha messo un bel po' per calmarlo, fra virgolette, dopo che ha consegnato anche qualche pugno ai colleghi che erano arrivati. Cioè, Trieste in certe zone in particolare è decisamente cambiata, e quindi siamo un po' esposti noi tassisti. E gli inquirenti stanno indagando se i due malviventi, soprattutto per quanto riguarda quello triestino della rapina di Ponziana, possono appunto essere gli stessi che hanno rapinato anche il tassista questa notte. Un carico di 300 kg di sigarette di contrabbando nascosto in armadietti e letti contenitore che erano destinati a mobilifici, e la scoperta fatta su un semirimorchio fermato da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nel porto di Trieste. Vediamo. 300 kg di sigarette di contrabbando nascoste all'interno di mobili e arredi regolarmente dichiarati e trasportati su un semirimorchio partito dalla Turchia e arrivato a Trieste attraverso l'autostrada del mare. La scoperta fatta dai finanzieri del Comando Provinciale di Trieste insieme ai funzionari delle dogane ha permesso di stroncare il contrabbando delle bionde, che si trovavano all'interno di due armadietti e 9 letti contenitore, opportunamente modificati con l'impiego di un foglio di compensato avvitato alla struttura in ferro e uno strato di stoffa utile a occultare il carico. In questo modo era stato creato un doppio fondo capace di contenere circa 100 stecche di sigarette ognuno, per un totale di 1500. Le indagini, coordinate dal PM Matteo Tripani, sono ancora nella fase preliminare, mentre le sigarette poste sotto sequestro, nel volgere di alcune settimane, saranno avviate alla distruzione. Il sequestro ha permesso di evitare un danno all'erario quantificabile in quasi 70.000 euro e profitti illeciti, qualora le sigarette fossero state vendute sul mercato nero, per circa 140.000 euro, indagato per contrabbando l'autista del mezzo pesante. L'attesa perturbazione con venti di scirocco è arrivata sul Golfo. In serata possibile la rotazione del vento in libeccio, che ha messo in allerta gli amministratori locali di Trieste e Muggia, già colpiti a ripetizione dalle mareggiate del novembre scorso. Nessun particolare problema è stato causato dalla sciroccata che si è abbattuta sul Golfo di Trieste, con raffiche che hanno superato i 70 orari sulla costa giuliana, quindi né a Muggia né a Trieste, qui a Barcola. L'ultimo allarme residuo relativamente all'allerta arancione sul Friuli Venezia Giulia, allerta gialla su Trieste, rimane per la notte, ciò che fa ben sperare il fatto che il massimo picco di marea ormai è passato, raggiunto il suo massimo nel corso del pomeriggio. Sirocco abbastanza forte tra Lignano e Grado, intorno ai 70-80 km orari le raffiche. Stamattina a Trieste eravamo intorno ai 50-60 km orari, un po' a largo e anche diciamo verso l'Istria, e sta piovendo parecchio sulle zone interne della regione. C'è anche tanta neve che già a partire dai 600-800 metri di quota sta cadendo su gran parte del territorio montano. Quindi la parte più diciamo acuta dovremmo averla adesso dalle 3 del pomeriggio fino alle 8 di questa sera, e con la rotazione del vento da sirocco a libeccio.
e quindi qualche raffica da sud-ovest potrà interessare anche la costiera e anche le zone tra Trieste e Muggia. E l'unico vantaggio, diciamo, che abbiamo è che tutto sommato la componente di marea, quella astronomica, in questo e nelle prossime ore non è così marcata, quindi questo diciamo ci dovrebbe un pochettino mettere in condizioni meno pericolose, insomma, rispetto a quanto abbiamo vissuto in novembre. Oggi è stata inaugurata la bretella di accesso al Porto Vecchio da Largo Città Santos, rimasta interdetta per diversi mesi per lavori di riqualificazione. Un tassello, hanno detto gli amministratori presenti, che ha una rilevanza di carattere regionale. Bernardo Gulotta. Ragazzi, che è un momento difficile. Pronti? Uno, due, via! Via! All'assessore! Con il taglio del nastro alle 15 di oggi è stato riaperto il passaggio verso Porto Vivo da Largo Città di Santo, soggetto in questi mesi di lavori di riqualificazione. La presenza istituzionale e amministrativa era notevole, con il sindaco in compagnia degli assessori Lodi, Tonel, Babuder, Bertoli, assieme all'assessore regionale Pierpaolo Roberti. L'inaugurazione odierna è simbolica di un completamento infrastrutturale che permette ai cittadini di entrare nell'antico scalo dal varco limitrofo alla stazione e non esclusivamente dalla rotonda di Viale Miramare. L'ultimo atto prima dell'apertura era stato l'abbattimento di un edificio, il numero 206, il quale interferiva con il nuovo tracciato stradale. Oltre 9 milioni di euro di intervento, un intervento che è andato secondo i programmi, oltre ovviamente alla riqualificazione di un viale c'è tutta un'infrastrutturazione che non esisteva, c'è una parte pedonale, una parte ciclopedonale, c'è un arredo del verde e una serie di ulteriori interventi in ambito di appalti pubblici che stanno per partire, come il parco lineare, il bosco urbano, abbiamo il Museo del Mare, tra l'altro 33 milioni di euro che è in corso di realizzazione con i lavori di carpenteria e la creazione quindi del Mirador e ovviamente anche il progetto della Camminovia. L'assessore regionale Pierpaolo Roberti ha sottolineato che la valenza di questi interventi è da vedere in ottica regionale e non soltanto cittadina. Oggi apriamo la bretella che ha un significato importante, quello di riconsegnare alla città questo pezzo di territorio della città di Trieste, del comune di Trieste, ma in realtà abbiamo già un progetto presentato per quanto riguarda Largo Santo. C'è già il progetto di spostare una stazione dei carabinieri all'interno di questo compendio, ci sono i palazzi regionali già acquistati e che hanno già una destinazione ben precisa e il comune sta lavorando per quella che è l'affidamento dell'intera area per il progetto di sviluppo complessivo, quindi insomma si sta facendo molto e ripeto, con tutte le risorse che sono state messe, pensate soltanto dall'amministrazione regionale, 150 milioni di euro, evidentemente non si può parlare di un'opera soltanto per Trieste. Viva il Porto Vecchio, viva Porto Vivo! E sempre questa mattina, assieme al sindaco di piazza, abbiamo fatto tappa alla bretella di Porto Vivo da Largo Città di Santos, che proprio a partire da oggi tornerà quindi a disposizione dei cittadini. Dalla sistemazione dei marciapiedi alla pista ciclabile, il sindaco si è dimostrato soddisfatto di tutti i lavori eseguiti. Vediamo. Utilizzando una frase consueta al sindaco, con una punta d'orgoglio Roberto Di Piazza questa mattina ci ha illustrato il completamento dei lavori alla bretella del Porto Vecchio, che proprio oggi torna a disposizione dei cittadini. Lavori visibili e invisibili lungo il vialone di collegamento con l'area del magazzino 26. Ciò che non si vede sono i sottoservizi come le fognature, i tubi del gas, la rete elettrica, la linea internet, essenziali per il futuro dei numerosi magazzini che insistono su Porto Vivo. Oggi è una giornata importante per i cittadini di Trieste, perché rientreranno in possesso del Porto Vecchio, Porto Vivo, chiamatelo come volete, 10 milioni di investimento e poi sotto c'è tutta l'urbanizzazione dell'area, cioè adesso chi arriva lì avrà già l'acqua, il gas, tutto, l'elettricità e tutto quanto. Finalmente i triestini potranno tornare a correre all'interno del Porto Vecchio, naturalmente con le automobili, naturalmente con le biciclette e naturalmente con questa passeggiata che vedi si potrà anche tranquillamente venire a piedi. Fruibile da oggi la pista ciclabile che un domani sarà doppia, non appena anche l'altro viale sarà completato in virtù dei progetti già validati. A questo si affiancherà anche il parco lineare verde dell'architetto Femia. Dall'altra parte abbiamo i due appalti da 40 milioni, 20 e 20, che sono i due vialoni. Come spiegato dal sindaco, con l'apertura odierna chi passerà per la bretella lo potrà fare a piedi, in auto o in bici, passando accanto a un rinnovato marciapiedi arricchito da alberelli, aiuole e fontanelle. Abbiamo messo centinaia e centinaia di piante. È chiaro che in questo momento sono piccole, come vedi gli alberi non sono in fiore, ma fra un mese arriva la primavera, vedi ci sono già le gemme.
insieme. Naturalmente le piante sono state messe a centinaia, forse un migliaio anche, però naturalmente devono crescere. Cosa vuol dire che metto le piante così alte? Le due porte saranno aperte, una sarà per i pedoni, naturalmente ci saranno i panettoni in maniera che non entrano le automobili, e una sarà, come potete vedere, per i ciclisti con la pista ciclabile. La vedi che parte da lì e va dentro, ecco, è una cosa molto simpatica. Lì, questi sono parcheggi che delimitano l'area, c'è l'ingresso e ovviamente l'uscita dall'altra parte. Infine, la suggestione di quella struttura a pochi metri dall'ingresso, secondo Di Piazza, potrebbe starci bene un punto di ristoro. Io da imprenditore farei immediatamente un bar qua con le sedie fuori. È bella la struttura, farei un bar, naturalmente gelateria, qualcosa di simile. La Giunta Comunale ha approvato una variazione di bilancio che si attesta sui 21 milioni di euro. Iter velocizzato, il provvedimento è già operativo. Stiamo parlando di un'operazione da 21 milioni e 500 mila euro complessivamente, 17 milioni e mezzo in conto capitale e 3 milioni e 800 mila euro di variazione corrente. Il Consiglio Comunale avrà 2 mesi di tempo per esprimersi sulla variazione di bilancio approvata con delibera giuntale e già operativa. L'assessore al bilancio Everest Bertoli, presentando oggi i punti salienti del provvedimento, ha voluto in qualche modo anticipare le polemiche che secondo lui non si faranno attendere, ma ha ragionato l'esecutivo comunale l'esigenza di portare avanti alcuni lavori pubblici finanziati attraverso quelle poste ha fatto propendere per un iter più veloce. Del resto, lo stesso Bertoli lo ha sottolineato, vi sono ambiti che non possono aspettare. I 6 milioni e 200 mila euro che mettiamo a disposizione e ci arrivano dalla Regione per il ripristino del lungomare di Barcola, oltre a 832 mila euro che avevamo già anticipati, così come per quanto riguarda la parte corrente diamo un impulso molto importante e decisivo ai centri estivi con un stanziamento di 470 mila euro per l'avvio degli appalti per quest'estate, così li possiamo fare in tempo, e 95 mila euro per il ricreestate. Se insomma Barcola fa la parte del leone, c'è spazio però anche per altre poste importanti, 300 mila euro per lo stadio Rocco, 350 mila per il Palarubini, in entrambi i casi lavori di manutenzione ordinaria, per dire non c'entra il manto erboso, 600 mila euro per interventi al Castello di San Giusto e al Magazzino 26, 250 mila per il Museo Revoltella, 350 mila per incentivare la domotica nelle abitazioni civili. Queste logicamente sono solo alcune delle destinazioni che obbediscono al criterio cui accennavamo precedentemente. Di intervenire tempestivamente laddove ci sono esigenze di bilancio. Gli ho fatto l'esempio dei centri estivi, è vero che partono quest'estate, ma in questo momento li stanziamo per dare il tempo ai nostri servizi, insomma, di bandire le gare d'appalto. L'altro razio è quello di complementare, al di là dei 6 milioni e 200 mila euro per il Barcola, ci sono anche vari altri stanziamenti che poi vedremo più in dettaglio su alcune scuole e su alcuni interventi in conto capitale per completare opere già avviate a cui manca pochissimo appunto per vedere la fine. Parliamo adesso invece di politica. Per trovare un'intesa sul terzo mandato mi auguro vengano coinvolte le regioni, lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga a margine di un incontro, ma non solo questo, vediamo. Abbassamento della soglia prevista per l'elezione del sindaco al primo turno nei comuni sopra i 15.000 abitanti, che passerà dall'attuale 50% dei voti al 40%, evitando il ballottaggio e adeguamento al terzo mandato per i sindaci nei piccoli comuni. Sono le principali novità introdotte dal DDL approvato oggi all'unanimità in via preliminare dalla Giunta regionale, dopo l'intesa trovata martedì nel vertice della coalizione di centrodestra. Quindi un candidato che raggiunge il 40% diventerà direttamente primo cittadino. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga è tornato oggi sul tema, stigmatizzando le critiche in merito alla proposta arrivata in settimana dalle opposizioni. Ci adeguiamo al terzo mandato per i comuni sotto i 15.000 abitanti, esattamente come la normativa nazionale. Mettiamo una cosa che reputo invece che rappresenti meglio la volontà dei cittadini, ovvero che se un candidato raggiunge il 40% vince al primo turno senza andare al ballottaggio. Questo perché? Per evitare distorsioni che abbiamo visto in passato. Ovvero che un candidato che prende più voti in termini di valore assoluto al primo turno si trovi sconfitto da un altro candidato che ne prende di meno, perché noi siamo arrivati a queste distorsioni. E sentire la sinistra che parla di golpe quando proponiamo una cosa del genere è alquanto particolare. Primo, perché appunto rappresentiamo di più la volontà degli elettori. Seconda cosa,
perché allora è la stessa sinistra che dovrebbe andare in regione Toscana, che non mi sembra governata dal centrodestra, dove c'è questa norma. L'altro tema forte del momento è quello del terzo mandato ai governatori, diventato incandescente a livello di dibattito politico dopo la bocciatura dell'emendamento della Lega sul terzo mandato ai governatori da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Su questo fronte è arrivato l'appello di Fedriga in veste di presidente della Conferenza delle Regioni. Normali dinamiche parlamentari, vediamo anche nel proseguo della discussione. L'unica cosa che mi sento di propiziare è un coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale, perché mi sembrerebbe profondamente scorretto decidere sull'organizzazione istituzionale democratica delle regioni senza le regioni. Noi abbiamo mandato ieri come conferenza la richiesta al governo di un incontro come conferenza delle regioni. E quindi ci auguriamo che si ascoltino anche chi è direttamente coinvolto, perché mi sembrerebbe alquanto particolare che si limitasse a un dibattito tra parlamentari. E questo sarà anche argomento nel dibattito politico questa sera con Ring dopo le 21.10 su Tele4 insieme a Marco Stabile. Ecco i suoi ospiti: Claudio Giacomelli, Fratelli d'Italia, Massimo Moretuzzo, Patto per l'Autonomia, Furio Onsel, Open Sinistra FVG, Antonio Calligaris della Lega. Alle 22.10 l'intervista con Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università di Trieste. Alle 22.40 l'intervista con Don Ettore Malnati sull'inserimento del nome dell'arcivescovo Santin nel Giardino dei Giusti a Padova. Ospite della puntata di Ring di questa sera, dicevamo, appunto, il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, impegnato assieme ad altri 4 rettori nella preparazione di una modifica dei test d'ingresso alla facoltà di medicina. Vediamo cosa è emerso dall'intervista, che comunque vedrete integralmente questa sera. Sono in realtà 4 proposte che sono in discussione alla Camera o al Senato, 3 delle quali prevederebbero l'abolizione del numero programmato, sarebbero una assoluta sciagura, perché avrebbero il risultato non voluto di abbassare drammaticamente il livello qualitativo dei nuovi medici, di non risolvere il vero problema che attualmente ha il sistema sanitario regionale e nazionale, che è la scarsa attrattività per il personale, e conseguentemente sarebbe esso stesso causa della distruzione del sistema sanitario. Oggi, ed è giusto dirlo chiaramente perché tanti parlano senza averne adeguata conoscenza, oggi in Italia non mancano medici, oggi in Italia mancano alcune specialità, sicuramente medicina d'urgenza, anestesia, e soprattutto il sistema sanitario è diventato meno attrattivo. Le cause sono tante, le soluzioni non sono semplici, ma ci sono. Di sicuro non è una soluzione aumentare i laureati, perché vorrebbe dire abbassare il livello formativo e vorrebbe dire fare in modo che più laureati vadano all'estero, dove vengono pagati di più, o più laureati lavorino solamente nel privato. Il vero nostro problema, se abbiamo un problema di numerosità del personale sanitario, è la numerosità degli infermieri. Noi siamo sopra la media europea di medici, siamo sotto la media europea del 30% di infermieri. Bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo fra poco con altre notizie. State con noi. Nel 2023 in Friuli Venezia Giulia è stato smaltito il 60% dei ricorsi, un record nel sistema italiano, e uno dei dati resi noti questa mattina dal TAR durante l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Noi siamo uno dei TAR più virtuosi d'Italia, non c'è arretrato, dove c'è una velocità anche nella consegna dei ricorsi che è veramente il fiore all'occhiello di questo TAR. Il TAR dei record, come lo definisce lo stesso Presidente a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. In Friuli Venezia Giulia nel 2023 è stato smaltito il 60% dei ricorsi e non c'è arretrato. La durata media della pendenza dei ricorsi in materia di appalti, calcolata dalla data di deposito a quella di pubblicazione della sentenza, è di 58 giorni contro i 107 della media nazionale. Unico neo nel sistema, la carenza di organico. Però la soddisfazione
situazione è questa, che noi riusciamo a ogni anno a smaltire praticamente il 60% dei ricorsi che entrano, il che è veramente un record, perché considerato che comunque il processo dura più di un anno, già nel fatto che in un anno noi ci liberiamo del 60% e che nell'anno successivo chiudiamo, praticamente è un record. Poi in certe materie addirittura riusciamo a dare provvedimenti definitivi entro 60 giorni nella materia degli appalti. Complessivamente nel 2023 il TAR del Friuli Venezia Giulia ha definito 366 affari e ha adottato 536 provvedimenti. C'è molti appalti ovviamente e poi c'è un po' di contenzioso militare, perché essendo una zona di confine comunque c'è sempre stata questo tipo di contenzioso, e ancora delle quote latte che però piano piano vanno scemando. Ma appalti sono opere pubbliche, sono vecchie opere che devono essere ultimate, c'era qualcosa per la questione della funivia, insomma le opere pubbliche della città, diciamo, soprattutto di Trieste, e poi i vari comuni che hanno ciascuno la propria più o meno piccola o grande opera pubblica da ultimare, generalmente qualche bando, generalmente qualche offerta anomala, ma insomma contenzioso abbastanza ordinario per quello che riguarda il settore degli appalti. Lutto nel mondo della scherma e non solo, si è spenta a 98 anni Irene Camberi. Il servizio. Lutto nel mondo della scherma italiana. È morta a 98 anni Irene Camber, primo oro olimpico femminile in pedana per l'Italia grazie al trionfo a Helsinki 1952. Triestina è stata anche campionessa mondiale a Bruxelles e poi vincitrice del titolo iridato a squadre a Parigi e del bronzo olimpico con il team italiano delle fiorettiste a Roma 1960. Ma la sua storia di successo non si è fermata solo in ambito sportivo, perché è stata anche la prima donna italiana laureata in chimica industriale, madre di tre figli e nonna. Il funerale di Irene Camber sarà celebrato lunedì mattina a Lissone. Oggi sarà ricordata a Napoli da tutto il movimento schermistico nazionale e continentale nel corso dei campionati europei giovanili cominciati ieri al Pala Vesuvio. Noi la ricordiamo attraverso le parole del nipote Piero Camber. Beh, Irene è una figura di donna con la D maiuscola. Poi se parliamo di un periodo come quello del dopoguerra a Trieste, dove comunque le donne erano sempre protagoniste della società, è stata un unicum. La prima donna che vinse Olimpiadi e campionati del mondo, la prima donna che vinse le medaglie di fioretto, la prima donna a laurearsi in chimica industriale. Tra l'altro, stando qua a Trieste ma studiando a Padova, queste sono le nostre grandi donne, le grandi donne triestine. Come zia com'era? Ah, severissima. Noi siamo una famiglia molto unita, per cui ci siamo frequentati tantissimo, ma veramente tantissimo. E lei è una donna che tanto dava e tanto chiedeva. Io ricordo delle vacanze fatte con lei, dove la mattina alle 6 c'era la sveglia, si fanno i compiti e poi si va a sciare. Ma questa era la loro mentalità, una mentalità di altri tempi forse, sbagliata, non credo. Si apre uno spiraglio per veder rinascere l'ex campo di basket di Via Virgilio, abbandonato da molti anni. Vediamo. Il campetto di basket, o meglio l'ex campetto di basket di Via Virgilio, una zona purtroppo abbandonata e in disuso da molto tempo, che però un domani potrebbe rinascere con un'area attrezzata e servita, arredata almeno da panchine, da una fontanella e anche proprio dalle installazioni volte poi a ritrasformarlo in un campo sportivo. Questa è un po' la richiesta dei residenti di questa zona di Via Virgilio, di Scorcola, andando a guardare il rione di riferimento, proprio per valorizzare questa area che da troppo tempo ormai sta dormendo. Non ci si aspetta debba diventare come il Madison Square Garden di New York, ma l'ex campetto di basket di Via Virgilio ritroverà forse la sua dignità in un futuro magari non troppo lontano. Ipotizzata per un periodo anche come area cani, la superficie in cui un tempo numerosi giovani trovavano sfogo sportivo lanciando un pallone dentro un canestro, oggi è un fazzoletto di cemento mal ridotto, circondato da natura
ancora incolta. Non si tratta di una via di passaggio e non è nemmeno facile trovare posteggio, ma la possibilità di ritrasformare quel perimetro in campo da basket, attrezzandolo in maniera essenziale ma dignitosa, sicuramente riporterà gli appassionati della palla a spicchi a salire o scendere le scale che costeggiano i binari del tram. È una speranza in tal senso l'ha fornita l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder. Con le risorse a disposizione e magari io dico anche con il congiuntamente ad altri, riusciremo forse a porre in essere anche qualche attività su quell'area specifica. Tanto più vista la disponibilità di taluni o di terzi nell'intervenire proprio sui playground sportivi di basket. E questa mattina durante Sveglia Trieste siamo andati in via video per verificare due segnalazioni che riguardano il pericolo di caduta alberi sulla carreggiata e sui cavi dell'alta tensione e una ringhiera di velta che attende di essere riparata. Per la rubrica Io chiamo Tele 4, questa mattina durante Sveglia Trieste siamo tornati fra Via Romagna e Via Ovidio, dove un residente, Sergio, ci ha indicato due situazioni che a sua detta sono da risolvere. La prima riguarda il bordo della carreggiata, visto che la ringhiera della curva a gomito di Via Ovidio è divelta. Questa è la situazione più evidente, si vedono anche i cartelli e i nastri del comune, quindi la situazione è presa in carico. Chi però ci ha intercettati poco fa lamenta che nonostante l'intervento in prima battuta del comune, proprio con la posa di questi cavalletti provvisori, poi non è stato più fatto nulla per mettere a posto questa ringhiera. La seconda dinamica chiama in causa gli alberi e i cavi della linea elettrica. Tronchi e rami pendono pericolosamente verso l'asse stradale e rischiano anche di cadere sopra i collegamenti elettrici. La richiesta è quella di una programmazione puntuale sulla potatura. Gli alberi che qui si trovano nei pendii tendono a inclinarsi verso l'asse stradale. Qual è il problema qui? Non soltanto di possibile caduta di rami proprio durante il transito di uno scooter o di un'auto o di un pedone, ma la caduta sui cavi della linea elettrica. Questo è già successo in passato, ti parlo di diversi anni fa, che proprio si era staccato un ramo, non un intero tronco, non un intero albero, ma un ramo anche piuttosto grosso, è caduto praticamente a ridosso di quella curva. I cavi e gli alberi si intrecciano in maniera piuttosto evidente e significativa. Lì è stata richiesta una potatura da tempo, ma che sia programmata e che non sia una volta ogni tanto, quindi c'è questa segnalazione che vuole sollecitare il comune a interventi programmati di potatura alberi. Ci fermiamo, è tutto dal telegiornale di Tele 4 di questa sera. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento però subito dopo la pubblicità con Andrea Blau, che torna nei nostri studi. Ci rivediamo fra poco. Bentrovati di nuovo in diretta assieme ad Andrea Blau, che torna nei nostri studi. Andrea, bentrovato, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Gianluca. Come sempre, grazie ad Andrea Blau che ci porta, insomma, argomenti su cui riflettere assieme. Abbiamo parlato di tantissime cose, oggi questo è il tema. Cellulare a scuola, è giusto proibirlo? Beh, perché? Perché è un argomento che viene fuori spesso, ogni anno, oserei dire, ogni tanto. Ora ne sta parlando anche l'attuale ministro Valditara. Insomma, il cellulare a scuola, adesso si sta discutendo appunto del cellulare nelle scuole elementari e scuole medie. Tu, Andrea, avevi il cellulare a scuola? No, perché sei un boomer, quindi... Io sono troppo vecchio per non è anagraficamente possibile che tu avessi il cellulare a scuola. No, infatti, a meno che non torno adesso a scuola, no. Però tu oggi cosa hai fatto? Tu oggi ci hai portato anche, non solo riflessioni, ma anche un sondaggio che hai fatto sui social, giusto? Sì, allora, trovo gusto a sondare con gli amici di Tessone Trieste quelle che sono alcune notizie, non tutto, perché la soddisfazione è vedere delle risposte intelligenti, partecipate, nel senso che sono emotivamente date in maniera corretta, non c'è polemica, e me le sono messe qua vicino per vederle, ogni tanto butterò l'occhio per menzionare magari non nomi e cognomi, ma insomma per fare riferimenti a delle risposte sul tema che sono state, ritengo, intelligenti, che hanno trovato poi una sostanza alla risposta. Telefonino e tablet, giusto vietarli nelle scuole?
hanno addirittura fatto delle distinzioni su quello che può essere eventualmente un divieto, perché e su cosa deve esserci divieto, cioè su telefonino piuttosto che su tablet. Quindi c'è stata una indicazione dal sondaggio che ha confermato un po' quello che sono alcuni commenti sui quotidiani nazionali di professionisti del settore, sociologi, educatori, che più o meno hanno dato da tecnici la stessa risposta che hanno dato i genitori o comunque chi ha partecipato al sondaggio, ma da vedere i commenti sono praticamente tutti i genitori, appunto sul sondaggio di Tessone Trieste 6. È stato in alcuni casi anche risposte che possono sembrare non adatte, ma che lo sono. Faccio un esempio, una persona ha detto guai evitare il tablet per educare i bambini a scuola, e chi in questo sondaggio dirà, commentando una cosa contraria, che venga a prendersi lo zainetto di mio figlio, che quando non aveva il tablet doveva portarsi tonnellate di libri a scuola. Okay. E questo, insomma, un po' di tempo fa si parlava sul problema di scoliosi, di problema del peso degli zaini troppo come presenti, certo, i libri, vero, eccetera. Qui siamo sempre, lo abbiamo detto altre volte, in presenza di un cambiamento che dobbiamo gestire. Come al solito queste cose vanno appunto gestite, perché ne parlavamo anche prima, dialogando, prima anche insieme, sì, al nostro Guido Indri in regia, Guido, quando facciamo due chiacchiere prima di iniziare, che insomma i tempi comunque vanno avanti, la tecnologia è sempre più a disposizione, sì, fruibile da tutti, e gli strumenti elettronici forniscono dei vantaggi importanti, no? Però bisogna saperli gestire appunto queste disponibilità. E qui, sì, si parla soprattutto della fascia elementari e medie, giusto? Anche, sì, perché si discuteva sulla possibilità di togliere proprio gli strumenti anche a uso didattico, per dire, cioè proprio toglierli definitivamente, oppure toglierli solo, toglierli e lasciarli solo per alcuni usi, insomma, erano... Sì, allora, non sono, allora, l'indicazione del ministro Valditara non è del proibire, esatto, per legge, ma sono delle linee guida. Esatto, una circolare di linee guida. Sì, allora va ricordato che l'utilizzo dei cellulari nelle scuole, nei licei, è condizionato da circolari interne che vari istituti emettono, dove dicono se è possibile o no utilizzarli, e nell'eventualità di urgenze, un familiare che ha la necessità di tenersi in contatto con il figlio, ecco, o la figlia, a quelle vengono date delle indicazioni su come fare, quindi responsabile d'istituto, ci sono gli strumenti per ovviare alla presenza in aula del telefonino, e questo è una parentesi. Il ministro Valditara ha dato queste linee guida dove dice assolutamente sconsigliato, quindi la linea guida dice no al telefonino, sì eventualmente al tablet per motivi didattici. Ok. E qua si è scatenata un po' la polemica, perché in un momento in cui si vive di digitale, di comunicazione attraverso gli strumenti, togliergli ai bambini, agli adolescenti comunque anche, quindi che hanno già una vita sociale molto attiva, togliergli la possibilità di utilizzo è sbagliato. Condizionarlo a scuola è giusto, ma non condizionarlo proibendo, ma educandoli all'utilizzo. Però il 41% di chi ha risposto, sì, al tuo sondaggio ha detto niente telefonini e tablet a scuola per obbligo di legge, la percentuale più elevata che di questo sondaggio, la prima voce, adesso io qui non posso zoomare, però insomma comunque la prima voce dice, sì, al 41% non vorrebbe né telefonini né tablet a scuola per obbligo di legge. Quindi, sì, proprio categorico. Che è categorico, ma in contrasto comunque con un'altra percentuale alta, perché poi il resto sono tutte veramente molto basse. Sì. Il 34% che dice sì all'utilizzo di telefonini e tablet per uso didattico. Esatto, la terza voce è al 34%, è comunque una percentuale rilevante in questo sondaggio. Esatto, no? Quindi immagino, interpretando, ribadisco anche i numerosi commenti che ci sono stati, che l'indicazione sia evitare l'utilizzo, così come succede all'esterno delle scuole, sia di telefonini che dei tablet, addirittura con una legge, mentre all'interno delle scuole devono essere presenti i tablet, perché servono per motivi didattici, il telefonino deve essere condizionato e deve essere l'educazione dell'utilizzo deve partire dalla scuola.
anche perché poi i bambini altrimenti una volta che finiscono le scuole escono e utilizzano oltre comunque quegli strumenti come meglio preferiscono, e se non sono stati educati il rischio è che ne utilizzino malamente. Basta vedere cosa è successo quando in alcuni casi sono stati filmati delle violenze, degli abusi, eccetera. Quindi il valore di quelle immagini deve essere ben messo a conoscenza da parte dell'adulto nei confronti dell'adolescente che ancora non ne capisce il valore, e fargli capire che dietro l'utilizzo c'è anche una forte e grossa responsabilità, perché si rischia di danneggiare qualcun altro utilizzando impropriamente lo strumento. Quindi tutti, o meglio la gran parte delle persone, sono andate nella direzione vietare un utilizzo scorretto nelle scuole, ma educare i bambini all'utilizzo giusto, corretto, all'interno delle scuole, ma per utilizzarlo correttamente anche all'esterno, perché un po' tutti dicono una fonte inesauribile di informazioni, e qua abbiamo già detto in altre puntate che attenzione a prendere le informazioni da internet, chiaro, non andando alla ricerca e non stando attenti a quelle che sono le fonti, perché si rischia di entrare in contatto in quel mondo che è sempre più presente delle fake news e che è pericoloso anche per gli adulti. Quindi il fatto che ci sia un intervento ministeriale di un ministro per condizionare l'utilizzo vuol dire che un problema c'è. Da quello che dicono le espressioni in questo sondaggio dei genitori, il problema viene affrontato a loro modo in maniera sbagliata, cioè il proibirne l'utilizzo non è corretto, va condizionato e va fatto in maniera che sia educativo nei confronti dell'utilizzatore, che sono appunto dei minori. Va detto che fare questo percorso, quindi non vietare, educare e utilizzare in maniera corretta da parte dell'adulto è un segno di responsabilità e di un'azione proattiva nei confronti del problema. Cioè non dire fermo, non si usa, oppure no, deve averlo, ma facciamolo in maniera corretta, dando le indicazioni corrette, perché l'utilizzo sbagliato crea dei problemi ed è pericoloso. Quindi è una forma, la gestione nella didattica, la gestione educativa dell'utilizzo di questi strumenti è una forma di responsabilità da parte dell'adulto in generale, quindi sia del politico sia del genitore. Sì, è difficile a volte ovviamente riuscire a farsi comprendere anche dai propri figli o dai propri studenti, no? Quindi se il lavoro anche del genitore, dell'insegnante, non è facile, anzi spesso entrano anche in contrasto, no? Certo. Queste due figure, che è forse la cosa più sbagliata, perché da un lato il genitore deve fidarsi ovviamente della professionalità dell'insegnante quando manda il figlio a scuola, e dall'altro lato l'insegnante deve coordinarsi anche con la famiglia. Però insomma, questa storia dei telefonini esce ogni anno, parliamoci chiaro. Sì, esce, però questa volta c'è questo intervento che ha fatto muovere un poco, come dire, ha fatto un po' arrabbiare qualcuno. Devo dire che appunto mi ha sorpreso la risposta dei genitori, perché è stata una risposta matura di responsabilità, quindi no a proibire, o meglio proibire un utilizzo sbagliato, anche perché deve essere tutelata anche la figura dell'insegnante, cioè non si può pensare che a scuola, in un'aula, sia seduto su un banco un ragazzino che prende il telefonino e filma l'insegnante durante l'ora di lezione, cioè non è pensabile. Qualcuno addirittura, adesso non mi ricordo che, credo sulla stampa, aveva commentato un professionista dicendo: proibiamo non soltanto un utilizzo sbagliato nelle scuole dei telefonini, ma nelle gite scolastiche non facciamoli portare. Cioè, basta questa sovraesposizione dello strumento. Non lo so, questo non so se sia una cosa corretta. Sicuramente stimolare il ricordo è una cosa che stiamo un po' perdendo, perché è troppo facile fare una foto col telefonino e poi andare, forse dopo qualche anno, a guardare la foto. Si perde l'attimo, no? il fatto di gustarsi quel momento e di imprimerlo nella memoria. Sì.
Sì, è vero. Poi parliamoci chiaro, i telefonini ovviamente, essendoci, ci sono e vanno gestiti chiaramente. Mi domando poi fino a che livello si può portare questa discussione, no? Perché poi i suggerimenti servono, perché si vorrebbe che la gente fosse collaborativa senza dover imporre qualcosa. E imporre, lo dice il termine stesso, è forse qualcosa di forte. Sì, non piace il termine dell'imposizione e piace invece il senso dell'educazione, o meglio lo spirito di educativo, creare una forma di educazione rispetto a quello che è uno strumento che viene sottovalutato. Ce l'abbiamo tutti, abbiamo chi uno, cioè, addirittura due telefonini. Tu quanti ne hai? Tu ne hai due. Io ho il telefonino di lavoro e quello personale. Come fai a vivere in questa condizione? Semplicemente a un certo punto non guardo nessuno dei due. Ecco, io ho cercato di sopravvivere, di utilizzarlo in senso positivo. Adesso ho aperto un tablet perché ho delle note, cosa che avrei potuto avere anche su un foglio. Il foglio fa rumore, quindi può dar fastidio ai microfoni. L'utilizzo è giustificato a quello, migliorare la propria condizione di vita e che sia di ausilio. Però se devo guardare un libro e guardo là a casa, se devo studiare qualcosa preferisco comprarmi un bel libro, leggerlo, annusare il profumo delle pagine, avere la sensazione tattile proprio della gestione del libro. E devo dire che ho provato a fare tutte e due le cose, studiare dal tablet o dal computer e da un libro. Sarà forse la vecchia struttura mentale mia, ma il libro lascia una traccia molto più impressa rispetto a quello che è l'utilizzo del tablet. Però non ci sono ancora studi su quello che è il meglio, studio su tablet o studio su libro. Sicuramente stanno arrivando a definire che è un modo diverso di imparare, però ci sono dubbi su quello che è la capacità di trattenere l'informazione, ovvero tutti e due gli strumenti danno l'informazione, quella digitale lascia meno impronta nella memoria. Il libro invece aiuta ad avere maggior memoria di quello che si è studiato. È la gestione nel modo corretto degli strumenti, no? Prima dicevamo, non puoi togliere completamente i tablet e i cellulari, per certe cose a livello didattico potrebbe essere anche utile, no? Per certi automatismi, certe certo. Materie magari che richiedono anche un'esposizione grafica, per esempio. Assolutamente. Una consultazione rispetto invece a uno studio, probabilmente la consultazione è giusto farla su un tablet in maniera comoda e veloce, uno studio approfondito forse è meglio farlo su un libro o con tutte e due le cose. Sempre spunti molto interessanti a cui invitiamo anche voi anche a riflettere e proporre anche le vostre idee, ma no, ma in questo spazio non si può fare. Beh, potete chiamare Marco Stabile domani mattina a Sveglia Trieste e dire cosa ne pensate dell'utilizzo dei cellulari a scuola, poi Marco dopo un po' capirà quello che sta succedendo. Salutiamo Marco. Va bene, un saluto ovviamente sempre a tutti. Grazie ad Andrea Blau grazie per essere voi. Stato con grazie noi e ti invito appunto a portare altri nuovi argomenti sempre interessanti proprio qui nello spazio dei venerdì sera. Grazie a voi per averci seguito anche oggi, vi ricordo l'appuntamento con Ring questa sera dopo le 21:10, il dibattito politico proprio appunto con Marco Stabile e i suoi ospiti questa sera dopo le 9:00, il prossimo appuntamento con le notizie domani mattina ovviamente con Sveglia Trieste. Buona serata.